Nella costante speranza di sperimentare cose nuove, oggi, grazie a Spolerta Radical Grill, proviamo a farci un bel ghiro su un kebab, chiamatelo come vi pare, su questo spiedo. E su questo spiedo, che vedete, è orientabile, o meglio, è selezionabile, impostabile da un punto di vista dell'altezza, ma soprattutto elettrico, c'è anche la versione manuale, che io vorrei comunque provare, perché secondo me, da un'altra esperienza di utilizzo, riusciremo a fare una roba pazzesca. Naturalmente dobbiamo ancora accendere il fuoco, ma intanto volevo farvi vedere che ci sono diverse altezze per regolare il nostro spiedo che poi può naturalmente andare per ore e ore a seconda di quanta legna mettete. Noi oggi, ragazzi, usiamo il faggio di Mister Faggio. Se siete di qui, delle zone in cui, diciamo, opero io, per cui la Brianza, conoscete benissimo Mister Faggio, che con i suoi camion consegna anche ai ristoranti e ha un legno pazzesco per cucinare, e tra l'altro ho scoperto stamattina che ha anche il carbone, per cui sicuramente torneremo a trovarli. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi andiamo a utilizzare tre tagli di carne. Ovviamente i tre tagli di carne arrivano da My Barbecue. Mi sono confrontato un po' con Simone e con Simone ci siamo detti: Luca, per una volta potresti evitare di fare l'agnello, ti do queste tre carni: sovraccosci di pollo, reale di manzo, coppa di maiale. Te le taglio spesso un centimetro, così poi puoi infilzarle senza difficoltà. Andiamo a vestirle, e tra l'altro l'importanza di avere non un macellaio, un amico macellaio. Ecco, questo è Simone per me. Guardate la preparazione, ma guardate il taglio, ma l'insieme, cioè, ti dà già idea che il risultato sarà una bomba. Cosa facciamo con queste carni? Andiamo a marinarle con un unico rub e utilizziamo il Prime Barbecue Rub Flour Powder di Veneco, che dentro ha, ve lo ricordo, zucchero integrale, sale rosa, albicocca, pepe bianco, timo, coriandolo, limone, buce, arance, bucce, aglio, salvia, finocchio, cardamomo, fiori di lavanda, macis, peperoncino, fiori di camomilla, petali di fiordaliso, fiori d'arancio e pepe rosa. Pepe rosa che abbiamo anche qui, poi andremo a fare un ulteriore busto con un prodotto che voglio farvi vedere. Ma adesso andiamo a lavorarci le carni e andiamo a marinarle. Allora, ragazzi, l'idea qui è di andare a farci una bella tortiglia con uno tzatziki, che poi prepareremo con il nostro bimbi. Naturalmente lavoro il pollo per ultimo e adesso invece inizio con il resto. Allora, girino veloce di olio, semplicemente per rendere un po' ricettiva la carne, in questa maniera qua, e diamo una strofinata veloce. Naturalmente non dobbiamo pensare di perderci il sonno, anche perché poi sarà una cottura tendenzialmente lunga, visto che, è vero, potremo lavorare tanto con la temperatura, l'altezza, le fiamme, magari un'ultima rosolata la daremo quando le nostre preparazioni saranno messe un pochino più basse sullo spiedo, che tra l'altro è rientrabile molto facilmente, perché basta muovere le due viti che tengono il motore e poi tutto il resto viene da sé. Dicevo, la nostra tortiglia avrà dentro uno tzatziki, che darà un'ulteriore botta di gusto, perché io sono convinto che, da un punto di vista di esperienza gustolfattiva, oggi faremo qualcosa che raramente abbiamo fatto su BBQ. Poi questo gyros, io sono convinto che possa funzionare anche in un ambito di socialità, e quindi che possiate rifarlo tutte le volte che vorrete, andando a tagliarvi poi gli strati superiori, esattamente come mi avete visto fare in altre occasioni. Ecco qua, abbiamo iniziato, adesso andiamo avanti anche sugli altri tagli e poi lasciamo riposare per un po' e andremo a accendere il nostro fuoco, e intanto faremo anche lo tzatziki. Ragazzi, eccoci qua con il nostro trittico. Adesso lo facciamo marinare per bene, lo facciamo riposare in frigo, intanto noi andiamo a accendere il nostro fuoco. Prima di continuare, volevo farvi vedere con che cosa andremo a misurare la temperatura e che cosa ci aiuterà a mettere il pepe rosa in aggiunta al flour powder che abbiamo già messo per marinare la nostra carne. È il Thermomil di Cheflor. Guardate in che confezione vi arriva. Sembra quella di un prodotto elettronico 2.0, molto molto elegante, bright silver. Infatti, di che cosa parliamo? Parliamo di un macinapepe
che ha un involucro in alluminio satinato, il nostro è a colorazione argento, che ci consente, oltre che di mettere il pepe che ci serve, anche di andare a misurare la temperatura all'interno della preparazione. In che modo? Molto semplice. Grazie a questa sonda che arreca, grazie al piccolo display, la temperatura, qui, poi ve la farò vedere meglio, e che ci consente quindi di monitorare costantemente la temperatura all'interno della nostra preparazione. Come dicevamo, alluminio satinato, dentro ovviamente il macinapepe ha un meccanismo in acciaio inossidabile. Vado già a riempirlo, andiamo a mettere il nostro pepe rosa, così andiamo a richiamare il pepe contenuto all'interno del nostro flower powder. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa, perché se andiamo a aprire qui sotto vedete che abbiamo la possibilità di macinarlo in maniera fine, infatti questo è 12 volte più veloce degli altri macinapepe, oppure in maniera un pochino più grossolana, per cui grossolana ovviamente, oppure girando dall'altra parte vedete che scende in maniera diversa e più fine. Insomma, un gran strumento che adesso vi faccio vedere meglio, dopo però aver acceso il fuoco e fatto lo zazzichi. Abbiamo cominciato ad accendere il nostro fuoco, ma volevo intanto raccontarvi che la cosa bella di questo spiedo elettrico è che si può tranquillamente associare e combinare con tutti i prodotti Spolert. Perché? Perché la spada si compone di tre parti, una, due e tre, che si innestano a vite. Quindi tutto molto semplice e non servono 2000 prodotti. Ragazzi, intanto facciamo lo o la tzatziki, dite un po' come volete, sì, è una salsa, boh, vedete voi. Allora, la facciamo con il bimbi naturalmente, partiamo da 300 g di cetriolo pelato senza semi e a pezzi, che abbiamo già messo dentro. Ecco qui il nostro cetriolo, i nostri 300 g, naturalmente li ho strizzati all'interno di un canovaccio, adesso vado avanti. Abbiamo preso 3 pizzichi di sale, 2 spicchi di aglio senza anima, non abbiamo aggiunto l'aneto perché a noi non piace particolarmente, adesso aggiungiamo la polpa di cetriolo e tritiamo tutto. Yogurt greco magro, 750 grammi, ho comprato il basilotto praticamente. Ed ecco qui il nostro tzatziki o la nostra tzatziki, ovviamente 750 grammi di yogurt greco magro, 45 grammi di olio, 2 spicchi di aglio, 7 rametti di aneto che noi non abbiamo messo, 15 grammi di aceto di vino bianco e 3 pizzichi di sale. Girate e via. Visto che il nostro fuoco sta prendendo bene piede, siamo pronti per cominciare a infilzare la nostra preparazione sopra il lungo spiedo che abbiamo a disposizione. Abbiamo anche tagliato dei peperoni e delle cipolle spesse per così mettere un tocco di verdura che non fa mai male. Le sovracosce di pollo, vedete che, anzi no, non lo vedete, ve lo faccio vedere io, in 2 casi su 4 hanno la pelle, le altre invece no. Questo e questo saranno le due parti che risulteranno più esterne, così almeno facciamo croccantizzare bene anche la pelle. Invece le ho tolte dalle altre due semplicemente perché avrei avuto un pochino più di difficoltà poi a muovermi sull'intero spiedo e soprattutto quando poi sarei andato a tagliare avrei avuto qualche minima difficoltà. Adesso ragazzi iniziamo a fare il lavoro di assemblaggio, che è certamente la cosa, diciamo, forse un pochino più scomoda del giorno, però è anche quella che è certamente più divertente. Vedete che, come vi ho detto, noi mettiamo un pezzo di pollo subito e voglio mettere subito anche un pezzo del nostro peperone. Ovviamente compattiamo bene tutto. Adesso via, coppa di maiale. Si alza un profumo, ragazzi, che è indescrivibile, ovviamente. Andateci piano che se vi infilzate poi è la fine. E adesso non manca nemmeno un bel pezzo di reale di manzo. Ok. Adesso io ovviamente vado avanti. Velocizzo il video, altrimenti vi tengo qui fino a domani mattina.
Ok ragazzi, sto mettendo l'ultimo pezzo di sovraccoscia di pollo, che come sempre è quello più ostinato, l'ultimo è sempre più complicato, almeno per le mie scarse qualità. Ok, adesso che cosa facciamo? Adesso andiamo a prenderci l'altra forchetta e andiamo a compattare il più possibile il nostro gyros, chiudendo poi con la vite. Ragazzi, abbiamo collegato lo spiedo al nostro, alla nostra corrente. Adesso non ci manca altro che mettere l'anellino nello spazio. Vedete che sono andato volutamente un pochino corto in modo tale che poi possa gestirmi al meglio il fuoco. E iniziamo a far girare. Non sarà un lavoro corto, ma noi ci metteremo il cuore del caso. Adesso lo lasciamo andare e aspettiamo che finisca. Ve lo faccio vedere un po' meglio. Ecco qui il mitico gyros che sta girando. Sì, alcune parti penzolano, ma non mi interessa. Devo dire, portata molto valida. Stiamo cucinando in maniera molto lenta, dolce, e lasciamo andare alla grande. E mentre il nostro gyros cuoce, io, come ci siamo detti, aggiungo ancora un giro di pepe perché lo voglio bello carico. Dunque, passata più o meno un'ora e mezza, vedete che continua a cuocere. L'ho fermato un attimo perché adesso con il Thermomil voglio andare a misurare un attimo la temperatura all'interno. Fidatevi, anche se non ve la faccio vedere. Ecco, il pollo, che è quello che guida, è a 40 gradi, quindi siamo più o meno alla metà dell'opera. Mi aspetto un 3 ore di cottura. Adesso scusate perché ha girato in senso orario, adesso noi continuiamo a farlo girare in senso antiorario. Basta spegnere e riaccendere. Ragazzi, dopo 3 ore siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo in una maniera meravigliosa. Il nostro pollo è a 75 gradi. Adesso invece noi, che non abbiamo utilizzato tanta legna naturalmente perché siamo andati piano, qui andiamo a mettere una tortiglia, siamo intorno ai 100 gradi, ci basta scaldarla. Così componiamo direttamente qui sopra la nostra tortiglia di mito, di bellezza, di bontà, speriamo. Ecco qui la nostra tortiglia, la facciamo scaldare, banalmente. Intanto iniziamo a tagliarci parte superiore del nostro gyros. E dopo pochi minuti giriamo la nostra tortiglia, che è di frumento e mais. E intanto aggiungiamo un po' di tzatziki. Tzatziki che vi ricordo essere così bianco perché non ha preso l'aneto, la carne che mi sono tagliato in precedenza. Il pollo è bello cotto. E adesso non mi rimane altro che chiudere. Chiuso. E adesso assaggiamo, ragazzi. Vengo subito da voi. Naturalmente la tortilla di mais e di frumento è un pochino più, tra virgolette, secca, direi, della tortilla normale o della piadina, però noi riusciremo comunque a fare un bel morso. Mega morso. Un mega morso che richiede una mega masticata. Spettacolare. Non posso neanche finirla perché sono a dieta. Però parlo con i commensali e poi torniamo a discuterne insieme. Sono triste per la dieta. Però serve. Allora ragazzi, com'era questo gyros? Beh, non era niente male. Il nostro Spolert ci ha aiutato in maniera perfetta. Sono rimasto molto colpito dalle prestazioni del giro arrosto perché non ha mai avuto il minimo problema. È vero che avevamo circa
mal contati 2,5 kg, 3 kg, e la portata è ben superiore. Però devo dire che il motore non ha mai ceduto. E mi intriga anche molto la possibilità di andare a selezionare la lunghezza dello spiedo, perché ovviamente non l'abbiamo messo sul lato lungo dell'ellisse per un motivo scenografico, ma avremmo potuto anche metterlo sulla parte corta in modo tale da utilizzare meno cavo, quindi avere ancora più solidità. Con le forchette abbiamo stretto tutto, avrei dovuto soltanto stringere ulteriormente. Il rub di Venequ ha fatto il resto insieme alla qualità della carne. Qualità della carne che è veramente eccezionale. E mi intriga, nel momento in cui non avete magari a disposizione l'agnello, provare a utilizzare il reale di manzo per sostituire e trovare comunque quel grassino che dà la possibilità di rendere tutto molto succoso. Noi ovviamente abbiamo cucinato per ore, tagliando una parte superiore e poi lasciando andare avanti ancora la cottura per poi tagliare un'ulteriore parte. Insomma, è una cottura sociale, la definirei così, che poi è un po' la filosofia di Spolert, che io ringrazio per averci supportato in questo video, esattamente come Mr. Faggio, e che mi auguro di rivedere in futuro, ma certamente ce ne sarà occasione, qui sui canali di BB Cool. Qui sotto trovate tutti i loro riferimenti, insieme naturalmente ai nostri, e poi qui se volete iscrivervi al canale se vi fa piacere, e poi sapete dove trovarci se volete vedere un altro video, cliccate qui sotto e potete farlo. Ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fin qui in fondo, vi mando un grandissimo abbraccio, e come sempre alla prossima, continuando la dieta.